Buongiorno a tutti. Esattamente 2 mesi fa, il 19 dicembre, ho eseguito un laser occhi per rimuovere gli occhiali. In tantissime sulla pagina Facebook mi avete chiesto di raccontarvi la mia esperienza. Prima di tutto è giusto specificare che tipo di problema ho avuto io. Io avevo un astigmatismo miopico, quindi entrambe le cose. All'occhio sinistro avevo 2 gradi e all'occhio destro 1,5 gradi, quindi niente di così pesante. Ma principalmente uno, mi ero scocciata di tenere gli occhiali, e due, la cosa più importante, stavo diventando intollerante alle lentine a contatto, quindi voleva dire per me utilizzare sempre, anche di sera, gli occhiali da vista. E quindi ho preso la decisione, mi sono fatta coraggio e mi sono recata da un oculista che aveva già fatto altre operazioni in famiglia, e quindi mi sono fidata di lui. Ho fatto prima la visita da lui e lui mi ha detto che potevo essere operata perché ci sono diversi tipi di occhi, diversi tipi di curvatura che non permettono l'operazione. E poi mi ha detto il tipo di intervento che avrei affrontato, perché è quello più recente, cioè a circa 5 anni, e anche meno, tra virgolette, invasivo dell'altro, che è sempre esistito. L'altro intervento che è sempre esistito era il LASIK. Esistono appunto 2 tipi di intervento. Il LASIK è quello che ho fatto io, che si chiama PRK. LASIK, immaginate, ve lo dico proprio in maniera terra terra come sono riuscita a capire io. Allora, prende il vostro occhio e praticamente si fa un'operazione in orizzontale, cioè praticamente si apre la pupilla, l'oculista interviene attraverso anche il laser, mentre il PKR è un laser che va a bruciare la parte esterna della pupilla ed interviene automaticamente dopo aver fatto una sorta di fotografia all'occhio, e interviene esattamente dove deve intervenire. Nel momento in cui tu sposti l'occhio, magari per qualsiasi problema che hai, il laser si interrompe e riprende poi dall'operazione che stavo controllando prima. Quindi diciamo che è una cosa un po' più tecnologica di quella vecchia, che però purtroppo, mi ha detto il mio oculista, non tutti i tipi di occhi possono fare, quindi comunque non partite con che volete fare il PKC, come si chiama, ma parlate col vostro oculista e fatevi consigliare da lui qual è l'intervento che dovete fare. Detto ciò, faccio l'intervento. Esattamente che cosa vi fa? Il dottore vi mette delle gocce nell'occhio e l'occhio si addormenta, non sentite nulla. Vi mette anche un dilatatore dell'occhio, quindi per tenerlo aperto. Quello fa un po' impressione perché è una cosa di ferro che però voi non capite fondamentalmente, perché è così rapido il fatto che non avete nemmeno il tempo di capire che cosa vi fanno. E quindi vi apre l'occhio, interviene prima un occhio e poi all'altro, in tutto in circa 7-8 minuti, meno di 10 minuti sicuramente. Una volta finita l'operazione siete in grado di guardare da subito tutto. Infatti io da subito appena finito l'operazione ho fatto la visita, quindi riuscivo a vedere benissimo. Man mano che passavano delle ore l'occhio iniziava ad essere un po' più stanco e quindi magari a non sopportare la luce, ad avere un po' di pizzicore, e tutto questo per circa 3 giorni successivi all'intervento, quindi nemmeno tantissimo, tutti sintomi sopportabili, niente di così fastidioso da poter star male. Io, ritornando indietro, lo farei altre 100 volte. E sembra assurdo da dire, ma praticamente mi ha cambiato la vita. Io ho portato gli occhiali per 3 anni consecutivi, ma da piccola ho sempre avuto questo astigmatismo miopico, comunque 0,70, meno un grado e mezzo, comunque non ci ho mai visto perfettamente bene. E da quando ho iniziato questo lavoro ho sempre avuto grande difficoltà, perché oltre a dover sforzare molto gli occhi da vicino, considerate che se truccate con uno specchio davanti dovete guardare anche nello specchio mentre truccate, ed è il doppio della distanza, quindi per me era tremendo, e quindi ho dovuto tenere gli occhiali. E come dicevo prima, ho messo un gruzzoletto di soldi da parte, perché il laser costa, non costa poco. Sicuramente con le ricevute fiscali eccetera eccetera, cioè andate a scalare il 20%, però
Non mi sento nemmeno dire quanto l'ho pagato, perché poi ho letto su internet che varie cliniche ne fanno un prezzo, un altro prezzo. Io comunque sono operata a Napoli, la clinica del Sole che attualmente è chiusa, ma il reparto di oculistica è aperto perché all'interno c'ha questi laser che per quanto riguarda proprio la Campania, il PKR, quello che ho fatto io, vabbè, avete capito quale, c'è solo lì, quindi ho dovuto farlo lì. Però tra l'altro è un reparto che è l'unico aperto in tutta la clinica, quindi state sicurissime, ci vanno tutti gli oculisti della Campania a operare lì. Anche se i primi 3 giorni si vede poco e nulla, dopo i 3 giorni non bisogna sforzare troppo gli occhi, anche perché dovrete mettere tipo 3 tipi di gocce, un po' diciamo una routine da seguire e fare delle visite una volta al mese per i prossimi 3 mesi. Adesso non sento nessun fastidio, infatti le gocce che mi ha dato l'oculista io le metto adesso, un giorno le metto, un giorno no. Lui mi ha detto appena senti necessità di metterle, perché magari ti senti l'occhio un po' più secco, metti le manette di così obbligatorio. È un altro mondo, quindi io tranquillamente consiglio questo tipo di intervento, soprattutto vabbè, informatevi bene su chi vi opera, se ha fatto altre operazioni magari in famiglia, amici, qualcuno di cui vi fidate. E poi un professionista ovviamente. E niente, è tutto, questa è la mia esperienza, spero vi sia utile. Fatemi sapere se anche qualcuna di voi ha avuto questo tipo di intervento e qual è stato il momento in cui vi siete sentite libere. E niente, spero di esservi stata d'aiuto, un bacione e alla prossima.